Benvenuti ai telespettatori di Solo Fra Oggi Web TG, queste sono le notizie del comprensorio per il mese di novembre 2016. Martedì 1 novembre. I carabinieri della stazione di Solofra hanno arrestato un 33enne per frode informatica ai danni di un 18enne, a cui aveva sottratto centinaia di euro dal suo conto corrente. Tramite un'applicazione mobile era riuscito ad entrare nel sistema informatico del conto corrente del giovane e a sottrarvi così la somma di 800 euro. Mercoledì 2 novembre. I carabinieri della stazione di Solofra hanno tratto in arresto un 51enne del luogo in esecuzione di un'ordinanza per la carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per il reato di ricettazione. Il 51enne è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, sottoposto alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione, dovendo espiare la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione. Venerdì 4 novembre. Solofra si stringe attorno alla famiglia di Elvira Di Stefano, la giovane madre venuta a mancare al termine di una lunga battaglia combattuta contro il cancro. Una notizia che ha scosso parenti, amici e quanti la conoscevano. I funerali si sono tenuti presso la chiesa di San Michele Arcangelo. Sabato 5 novembre. I carabinieri della stazione di Serino hanno denunciato una coppia ritenuta responsabile di lesioni aggravate. Il fatto è avvenuto quando un uomo si è presentato presso la caserma dei carabinieri di Serino, ferito a una coscia da un'arma da taglio. Ad accoltellarlo, una coppia di 47 e 45 anni con vari precedenti penali. Sabato 12 novembre. Due denunce e un opificio industriale sottoposto a sequestro e il bilancio dell'attività di controllo messa in campo dai carabinieri della stazione di Solofra. I militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino una coppia solofrana perché ritenuta responsabile di un illecito smaltimento di acque reflue industriali provenienti dal ciclo di lavorazione delle loro concerie nel torrente Solofrana. Mercoledì 16 novembre. Ronde antinquinamento per prevenire ogni forma di sversamento nel torrente Solofrana. E quanto è venuto fuori dall'incontro tenutosi nella serata a Montoro fra i componenti del Comitato Difendiamo Salute ed Ambiente Montoro e dal quale hanno apportato il proprio contributo anche i componenti dell'Associazione Solofra Viva e Legambiente Solofra. Sabato 19 novembre. È avvolta al mistero l'aggressione subita nella serata da un uomo nella frazione Ciolani a Mercato San Severino, il quale è stato trovato privo di sensi e insanguinato nei pressi della sua auto dai volontari della locale protezione civile. Sul posto sono giunti volontari dell'Associazione Solidarietà di Lancusi che hanno trasportato il 50enne all'ospedale San Giovanni di Dio e Luci da Ragone di Salerno, dove i medici gli hanno riscontrato una rottura al mascella, contusione all'altezza del torace e gravi ferite alla testa. Mercoledì 23 novembre. Anche in città spunta una panchina rossa. Si tratta di un simbolo di un impegno di sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza maschile sulle donne. L'iniziativa è promossa dalla Commissione Pari Opportunità al Comune di Solofra, della Presidente Alba Maffei, dal Sindaco del Comune Michele Mignola e dal Delegato alla Pari Opportunità Pasquale D'Onofrio. Domenica 27 novembre. Dopo un lungo inseguimento, la compagnia dei carabinieri di Serino ha tratto in arresto due uomini, un 35enne di Avellino e un 60enne di Milano, con l'accusa di detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La caccia al fuggitivo si è conclusa dopo circa un'oretta, quando venivano bloccati nelle zone nelle limitrofe campagne. Dopo un'accurata perquisizione all'interno del bagagliaio e precisamente sotto la ruota di scorta, sono stati rinvenuti 2 kg di hashish, unitamente alla somma di 2.500 euro che uno degli uomini aveva con sé. Mercoledì 30 novembre. Nuove intercettazioni emergono dall'inchiesta della Procura di Avellino sull'inquinamento delle acque a Solofra. Il sindaco Michele Mignola, come pubblicato dal quotidiano del Sud, avrebbe tramato per far rimuovere dalla stazione dei carabinieri il comandante Giuseppe Friscuolo, anche scavando tra i suoi punti deboli, come si può sentire da una delle frasi captate dalle intercettazioni ambientali del 13 maggio del 2014. Anche questo mese per Solofra Oggi Web TG è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con noi, alla prossima.